Ok, la registrazione è ripartita. Rispondo velocemente alla domanda dell'intervento precedente. Per chiarire, forse si sta creando un equivoco. La procedura di apertura cavi pubblici è incardinata appunto per la licenza, quindi per la concessione di apertura cavi sulla piattaforma SIS. Alla richiesta di apertura cavi segue un'istruttoria e una determinazione, definizione sulla base della piattaforma del canone per la concessione dell'occupazione e dell'apertura scavi, c'è il rilascio della licenza, c'è l'esecuzione dell'intervento da parte della società di pubblico servizio. Che a fine intervento, compreso l'eventuale ripristino, comunica il fine lavori a seguito del quale c'è un'attività di controllo, apro e chiudo parentesi, oggi non efficiente come dovrebbe, però c'è un'attività di controllo che verifica la riconsegna e lo stato, dei luoghi riconsegnati e una, diciamo, eventuale contestazione laddove non è coerente e sufficiente il ripristino. Non parliamo da parte della pubblica amministrazione di un pagamento dell'intervento, siamo in altro ambito, forse ho capito male io, però sembrerebbe che i lavori fatti male poi in qualche modo vengano pagati dalla pubblica amministrazione. Non siamo in questa logica, è un intervento a cura e spese della società dei pubblici servizi. Noi come amministrazioni, in collaborazione con i vigili, con la polizia locale, abbiamo le attività prima di concessione e poi di controllo dell'eseguito e incassiamo da parte dei pubblici servizi il canone, così come definito dal regolamento. Ma non paghiamo l'intervento, ovviamente. Allora, grazie architetto. Abbiamo un intervento del dottor Carenza e poi del consigliere Pompei Luigi, sempre nell'ottica di andare a chiudere prima possibile. Grazie. Grazie Presidente, cerco di essere rapido. Perfetta la spiegazione dell'architetto, è esattamente così. Noi come società di pubblici servizi interveniamo con capitali privati e l'investimento che stiamo facendo su Roma non prevede alcun tipo di agevolazione da parte del Comune di Roma che tra l'altro, permettetemi la battuta, in termini di occupazione del suolo pubblico ha la cosa più cara d'Italia, ma è 14 volte più cara della città italiana più cara. Detto questo, per rispondere alla cittadina, come ho detto, entriamo in un processo industriale. Noi siamo stati difettosi l'anno scorso per l'8% dei nostri cantieri. Avere una lista ci aiuta e ci aiuta anche a essere più mirati e ficcanti. Detto questo, però, consigliere, poi Presidente, mi scusi, se è d'accordo le invio una mail in cui do anche un riscontro al cittadino che aveva parlato prima, perché in termini di pericoli noi su Roma abbiamo una casella di posta che nel momento in cui è ingaggiata prevede dei tempi di intervento estremamente celeri, per cui magari vi chiedo di far riferimento a quella nel momento in cui c'è una situazione di reale pericolo derivante da un nostro cantiere. Ripeto, il backlog che abbiamo in questo momento di gestione dei pericoli è abbastanza buono, insomma, non abbiamo una grandissima numerosità di richieste che arrivano. È importante non venga abusata perché è evidente che quella è una casella che è messa a disposizione proprio per segnalare un qualcosa che previene incidenti e via dicendo, facilitando anche il lavoro di tutti e facilitandoci anche la vita dei cittadini. E anche per gli spostamenti, poi, Presidente, le mando una mail con tutti questi riferimenti in modo che così possa diffonderli poi a chi ritiene interessato all'argomento. Grazie, grazie. Allora, Luigi Pompei, consigliere, prego. No, purtroppo in queste riunioni alla fine i discorsi scivolano e si perde il senso originario delle cose. Se quello che dicevo io, la contrapposizione di interessi, eccetera, so bene che sono soldi privati che paga, soltanto che parlavo facendo riferimento al processo industriale interno delle società che fanno i lavori, dal flash
fibre della TIM. È chiaro che è un processo industriale che, se crea una certa percentuale di mal fine lavori, a un certo punto è un processo industriale che va rivisto. Il comune che cosa può fare? Il comune può creare un meccanismo tale che in qualche modo penalizzi queste società se a un certo punto fanno le cose in maniera tale che richiedono l'intervento di tutto l'avvio di un processo amministrativo. Cioè non è che se intervengono i vigili che devono fare un verbale eccetera si avanti, a un certo punto tutto questo avviene gratis e tamore dei a spese del comune. A un certo punto si possono prevedere, così come si possono sanzionare se uno lascia la macchina in divieto di sosta, così si può sanzionare la società che non fa il lavoro a regola d'arte. Tutto qui. Ecco, questo è il discorso. Cioè noi siamo troppo impergolati, vedete, ve lo dico poi, queste sono mie idee, ma noi siamo troppo impergolati sul regolare le cose attraverso le competenze. Bisognerebbe regolare le cose attraverso le funzioni. Cioè, uno scavo inizia con una richiesta e finisce con una rimissione in pristino fatta a regola d'arte. Quello che occorrerebbe, e mi rivolgo a chi ha esperienza informatica, è che a un certo punto ci fosse una procedura dove dall'inizio alla fine le cose fossero seguite, fossero visibili a tutti quanti, e questo servisse anche di, come posso dire, di sveglierino per chi non dà a un certo punto il parere previsto e nei tempi necessari. Che tutto qui non è. Noi tante volte siamo, ripeto, troppo impergolati nel rispettare le singole competenze e non vediamo la procedura nel suo complesso. Cioè tanti uffici, tanti servizi, tante posizioni servono soltanto se si raggiunge un certo scopo, altrimenti se ciascuno si racchiude nelle proprie competenze e dice io finché non mi arriva il pezzo di carta con le sigle di A e di B non posso andare avanti, a un certo sì, il sistema è impostato su questo sistema, è chiaro che a un certo punto ci troveremo sempre di fronte a queste situazioni che non sono, e ripeto quest'ultima cosa e poi mi taccio, non sono di orientamento politico, ma sono di regolazione. Cioè, parliamoci chiaro qui, se io ho una visione di destra o di sinistra o vedo le cose in un certo modo, ho un'idea della città diversa, non influisce su questa cosa, questo è soltanto il regolamento di una procedura operativa che va regolata in maniera tale che non si creino chiusure, fine dei lavori senza la rimissione in pristino a regola d'arte. Tutto qui, grazie. Ho finito. Grazie a lei, Presidente Pompei. Allora, io, visto che non ci sono altri interventi, passerei all'ordine dei lavori successivo. Ringrazio tutti quanti per la collaborazione, la pazienza, per il confronto, che spero sia stato produttivo in questa fase, che poi raccolgo anche la proposta ovviamente del dottor Carenza sul fatto che queste commissioni possano essere ripetute per fare il punto della situazione e capire come si è migliorato, se si è migliorato o se ci sono dei problemi che persistono, cercare di risolverli. Grazie all'ufficio tecnico, all'architetto che è stato con noi, grazie al comitato di quartiere e alla polizia locale. Io, se volete rimanere, non c'è problema, immagino che abbiate altre cose migliori da fare, e quindi se volete rimanete, se no tornate ai vostri impegni. Io quindi entro nell'ufficio, quindi saluto. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie, buona giornata. A voi, grazie. Buona giornata. Grazie, buona giornata. Non mi ricordo se nell'ordine dei lavori c'erano prima i verbali o avevo messo qualche altra cosa. Eccoci. Allora, c'erano le varie eventuali, se non sbaglio, come secondo punto. Sì. Quindi, allora, per quanto posso dire io, dovremmo cercare di andare avanti sul print. Che abbia alzato la mano Giuliano. Giuliano, sì, ripasso subito la parola. Abbiamo da completare due temi che abbiamo iniziato nelle commissioni scorse. Uno era il print di Casal Paoloni, l'altro era l'area verde.
Questi ovviamente non esauriscono assolutamente tutti i problemi che ci abbiamo sul territorio, però erano, diciamo, quelli che pensavo di risolvere prioritariamente. E poi dopo, se voi avete altre, tutti i commissari, insomma, della commissione hanno altre osservazioni, consigli, suggerimenti, parliamone adesso e via. Quindi Giuliano, prego. Volevo mettere in evidenza fra le varie, insomma, quando il ruolo appunto della commissione e dell'indicazione politica, insomma, io ringrazio il presidente che mi ha, insomma, avvertito e mi ha aiutato nella richiesta di un intervento, insomma, territoriale di Piazza Rosarno, e quindi so che i lavori sono partiti e che si stanno, appunto, come si dice, effettuando, quindi significa che quando c'è collaborazione, no, anche su richieste di altri partiti come Fratelli d'Italia, c'è un risultato, e come sarà a breve, mi auguro, anche l'intervento nell'entrata del parco, sempre su Viale Appio Claudio, che da tanto tempo il consigliere Giuliano, in questo caso di Fratelli d'Italia, aveva chiesto ad altre amministrazioni, e invece questa giunta ha deciso, diciamo, di giustamente, non perché sia un favore a me, ma un risultato territoriale. E quindi c'è, appunto, un ringraziamento, grazie consigliere Rinaldi della tempestività con cui, appunto, mi ha messo a conoscenza. Quando vuole riesce a fare anche questo, e quindi era solo un dato di fatto, insomma, capito? Quindi su seguire questi lavori prima possibile, perché è una piazzetta importante di statuario, e anche il playground, come si dice, dal punto di vista dei lavori, ecco, non del discorso ambientale, ma dei lavori per quanto riguarda i Vie del Calice, che è stato bloccato. Cerchiamo di sbloccarlo, al di là delle appartenenze politiche. Come Fratelli d'Italia siamo stati sempre positivi da inizio alla fine. Qualcuno l'ha capito, qualcuno no, però va bene uguale. Non per questo uno modifica il modo di pensare o il suo comportamento, ma noi siamo favorevoli, ovviamente, e c'è chi non lo è, purtroppo, sul quadrante, a questo playground, e talmente favorevole che anche un referendum ha quindi dato questa valenza. Però ci sono delle notizie che arrivano nei corridoi, insomma, che dicono che l'hanno bloccato per verifiche ulteriori, eccetera eccetera, ma dalla mia esperienza è una scusa amministrativa per prendere tempo e per comunque incidere politicamente per chi non è d'accordo, ecco, tutto lì. Volevo segnalarlo alla commissione, ai commissari, ai appartenenti a questa commissione, metterli a conoscenza. Grazie presidente. Grazie consigliere Giuliano. Io in realtà, non glielo dico proprio francamente, non sapevo nemmeno io che partisse Piazza Rosarno. Io lo so che lei ogni volta su sta cosa mi prende per la giacchetta, ma io gli dico la verità. Allora, per quanto riguarda i prossimi interventi, che io sappia, ci abbiamo, dopo quello di Piazza Rosarno, dovremmo avere Piazza Castrolibero e poi più avanti Centroni, però per la messa in sicurezza della strada. Però ripeto, per quanto riguarda le strade, proprio visibilità molto bassa, nel senso che poi io lo so, magari un giorno prima, tre giorni prima, perché sono dinamiche che gestisce direttamente l'assessore. Se poi noi vogliamo andare a verificare, per esempio, come diceva, su Via del Calice, il mio aggiornamento, che probabilmente non è dei più aggiornati, so che c'era un'interlocuzione tra il territorio e la presidenza con una richiesta di selezioni delle opere su alcuni particolari che dovevano e potevano essere eventualmente cambiati, sempre nel rispetto della tipologia dell'intervento, per cui credo sull'orientamento del campo, su queste cose qua, che stanno andando avanti. Però se vogliamo fare un aggiornamento su questa cosa, possiamo farlo.
Quindi no, viene fatto perché non è tanto sull'orientamento, quello è passato quel ragionamento lì. È proprio al dipartimento ambiente. Addirittura, va bene, sì. Va bene. Quindi però è più una, non so se è una questione più di commissione ambiente o se è nostra. Siamo anche ovvio, però siccome lavori pubblici c'è, cioè, quindi l'attuazione di tutto questo potrebbe dare un contributo a, no, come interessamento insieme all'ambiente. Ok, dunque poi che altro c'era? Su Villa Fiorelli, sulle varie problematiche di Villa Fiorelli, comunque credo che si stia andando avanti, anche perché abbiamo fatto un'ultima commissione a livello capitolino, quindi lì si sono condivise determinate nuove azioni. C'è il consigliere Tosatti che, come al solito, sta seguendo la pratica perché fa parte, diciamo, del suo territorio, quindi anche su quello cercheremo di capire meglio quello che dobbiamo fare. E, per quanto mi riguarda, diciamo, mano a mano che andiamo avanti, poi ci aggiorniamo su queste attività, perché, ripeto, oggi è stata una commissione anche un po' difficile, non tanto da gestire durante la commissione, ma proprio da organizzare, perché comunque sia io ho dovuto avere a disposizione la polizia locale, che fino all'ultimo giorno mi ha tenuto un po' in sospeso, perché lo capiamo tutti che tutti sono impegnati e via dicendo. Invitare aziende che non sono partecipate è comunque un po' difficoltoso, perché pure loro, insomma, oggi non abbiamo avuto personaggi, insomma, anche di un livello un po' altino, perché comunque sono capi di settori grandi che si occupano di problematiche grandi, e quindi io non ci speravo di ottenere questa commissione. Quindi ecco, cerchiamo di... Purtroppo mi rimane difficile, perché se all'ultimo, oggi per esempio abbiamo avuto la defezione di Aceato 2, che anche lei era interessata da scavi, è comunque una partecipata, quindi sarebbe in teoria stato più facile averla in commissione. In realtà non è stato così, non sono potuti venire e abbiamo avuto loro. Vabbè, chiudo perché vorrei essere... Quindi ho Tosatti Eugenio e Cerconi Flavia. Prego, Tosatti. Sì, no, volevo dare un aggiornamento un pochino utile per tutti, anche per programmare le... io ho avuto in queste settimane, da quando c'è stata la commissione capitolina sul CSA di Villa Fiorelli, ho avuto delle interlocuzioni sia col Simu che con la Presidente Agnello, per avere comunque le carte e decidere insieme. Le carte, tra l'altro, che, come ha evidenziato anche la Presidente Agnello, non sono state portate in Commissione Capitolina, per cui aspettavamo la trasmissione non soltanto per la conferenza di servizi, ma anche proprio a seguito di quella commissione, della determina dirigenziale per il bando, l'affidamento in modalità integrata e le bozze del progetto, per poter nel caso decidere, Presidente, se vogliamo essere noi e in che modo a veicolare in una prossima riunione di commissione, visto che lunedì prossimo è 29, quindi è festa, se si può fare direttamente tra 2 settimane, insomma, se abbiamo i mezzi tecnici per favorire anche la condivisione con la popolazione anziana. Abbiamo anche delle risorse qui nel quartiere, delle sale pubbliche in parrocchia, che l'ingegner Testuccia in commissione capitolina si era reso disponibile per proiezioni e quindi, insomma, che il 6 sentiamo male, Tosatti. Esatto. Problemi con l'audio. Niente, sparito. Tosatti è sparito, c'è un problema di rete, ecco, è proprio caduto. Come va? Pronto? Mi sentite? Sì. Niente, quindi volevo pregare il Presidente Rinaldi, se siete d'accordo, di programmare una delle prossime, prima della chiusura estiva, senz'altro, insomma, delle attività, delle commissioni, essendo il 29 San Pietro e Paolo, la prima di luglio
pressappoco, ovviamente come idea, perché dobbiamo vedere anche gli spazi che rispettino le condizioni per il distanziamento sociale e per gli utenti che non dispongono dei mezzi informatici per il collegamento a distanza. Grazie consigliere Tosatti. Prima di passare alla consigliera Cerquoni, volevo aggiungere qualcosa. Se ha finito, eh? Ha finito? Sì, ho finito. Allora, siccome si tratta di persone, diciamo, anziane che magari hanno scarsa agibilità per quanto riguarda la deambulazione, raggiungere il municipio, metro, non metro, via dicendo, probabilmente la soluzione che si ventilava di farlo nella sala della parrocchia che è adiacente al centro anziani, perché si tratta di attraversare la strada, le strisce, e potrebbe essere la soluzione per fare questa riunione da remoto, magari portando, io non so perché lì, sbaglio, c'era proprio una sala di cinema, c'era un cinemetto di tipici pidocchetti. Sì, ma la parrocchia ancora non ha trovato i fondi per metterla a norma, per cui non può ricevere pubblico. Vabbè, quindi si tratterebbe di invitare 3-4 persone del comitato, diciamo, del centro anziani. Sì, c'è una saletta per riunioni per una ventina di persone che, rispettando il distanziamento sociale, diventa per 7-8 persone, okay. Va benissimo. Quindi vabbè, magari selezionate voi quali sono le persone, magari ci sarà il presidente, il coordinatore generale dei centri anziani. Tra l'altro questo centro sociale anziani mi sembra che poverino sia andato un po' in dispersione, perché Porello senza sede, insomma un po' così, quindi bisogna recuperare un attimo le tracce. Presso il presidente delle politiche sociali, il centro anziani, diciamo che le attività sono spostate al centro anziani di San Giovanni, okay. Via La Spezia, però come entità effettivamente ancora è esistente. Perfetto, va bene. Allora, consigliera Cerquoni, scusi, ci siamo un po' allungati. Cerquoni. Allora io, sì, buongiorno, volevo un attimino portare un'istanza di carattere generale, ossia quello che oggi abbiamo fatto per le società di sottoservizi. Sarebbe utile fare una commissione anche per quanto riguarda, lo ripeto perché lo chiedo da mesi, mesi e mesi, per quanto riguarda gli appalti di manutenzione stradale. Dopodiché vi spiego qual è il mio un po' punto interrogativo. Ogni volta che io sento stiamo proponendo Piazza Rosarno, Castro Libero, poi andremo a Centroni, non viene mai menzionato l'ex nono municipio, e vi devo dire la verità che diciamo qualche malumore nell'ex nono sterpeggia rispetto a quanto magari fatto nell'ex decimo municipio, sì. In particolar modo su alcune strade che sono state anche purtroppo teatro di incidenti di un certo livello. Vi cito solo via Etruria, che è una strada che dovrebbe essere diciamo che doveva essere programmata da tantissimo tempo. Ho fatto un video su Piazza Epiro, dove da mesi ci sono delle transenne che sono in mezzo alla strada, con buchi che non sono mai stati riparati ed una situazione del manto stradale obiettivamente indecente. Ora io vorrei capire, considerando che diciamo potrei fare per ogni situazione particolare un'interrogazione, come era stato detto anche in capigruppo, se lo ricorderà Giuliano, visto che io penso che noi dovremmo prendere invece l'argomento e capire come si stanno affrontando determinate situazioni di emergenza, perché non si tratta più di rifare semplicemente una strada, ma di mettere in sicurezza una strada, visto che su Via Etruria sono morte anche, c'è stato qualche mese fa un incidente ed è morto un pedone perché mancano le strisce pedonali. A Piazza Epiro idem, è stata messa sotto una bambina, cioè ci sono state delle situazioni tali per cui l'amministrazione non può non guardare. Ora io vorrei capire com'è possibile che rispetto a situazioni così gravi vengano scelte altri tipi di interventi, con, diciamo, a parità di situazioni, cioè non a parità di situazioni, cioè con rischio minore per la salute e la, diciamo, la sicurezza dei pedoni. Io mi chiedo questo. Vorrei pertanto portare, se fosse possibile, lo richiedo presidente perché l'ho chiesto un sacco di volte, portare in questa commissione un attimino, come è stato fatto oggi, gli uffici,
anche la Polizia Municipale, perché quello che sto dicendo può essere ovviamente riscontrato dai dati della Polizia Municipale, perché interviene sui posti quando succede qualcosa, e vorrei capire se fosse possibile avere questo quadro della situazione anche sull'ex nono municipio. Dopodiché ci sono altre cose che si sono sommoste e questioni che personalmente io avevo portato anche all'attenzione dell'amministrazione, come la questione del parcheggio di via Magna, multipiano di via Magna Grecia. Forse queste sono questioni che andrebbero affrontate in commissioni, io ritengo che dovrebbero essere affrontate in commissione, e faccio invece una domanda su un'altra questione un po' spinosa. L'altra questione un po' spinosa riguarda via Gela e la famosa costruzione, non saprei neanche come chiamarlo, il progetto che doveva essere avviato riguardo la piscina sopra la costruzione a metà di via Gela, e poi in realtà quello si tratta di un parcheggio, se non sbaglio, ma capire un attimino quello se è effettivamente, cos'è un PUP, è un'opera privata, di che cosa stiamo parlando e soprattutto a che punto siamo. Queste sono le domande, però Presidente, se la questione degli appalti non può essere portata in commissione, non me lo fate ripetere 8.000 volte a ogni commissione, ditemi non si può fare per questo motivo e io mi metto l'anima in pace, però lo sto ripetendo sempre, quindi vorrei capire qual è l'approccio. Quando uno fa le interrogazioni si arrabbia, non funziona; quando uno lo chiede con le buone non funziona, ditemi voi in quale modo dobbiamo, è meglio approcciarsi. Grazie. A lei. Allora, sicuramente le interrogazioni sono l'interrogazione va fatta, nel senso che se uno ha delle questioni che vuole, sul quale vuole chiarimenti, insomma, l'interrogazione è un modo per ottenere queste cose, quindi vanno bene, anzi, riguardo. Grazie, Presidente Rinaldi, lo sapevo pure io, il mio era ironico per capire se la portiamo o meno. No, secondo me tutte quelle che vi sentite fa, fatele. Dopodiché io che cosa posso dire? Che gli interventi che sono stati fatti, allora adesso c'è un bando pubblicato sulla sicurezza che riguarda appunto le strade dove ci sono problemi di sicurezza per i pedoni soprattutto, ma anche per situazioni di incroci messi male, attraversamenti che devono essere rialzati la logica è quella che dicevamo anche nei giorni scorsi, cioè non è allora, noi di situazioni critiche sul municipio ce ne abbiamo quante ne vogliamo. Il problema è che intervenire su una piuttosto che l'altra facendo una scelta politica su questo è un po', fuori luogo, perché c'è una situazione particolare, quindi di criticità un po' diffusa. L'approccio che è stato utilizzato, e su questo noi con la nostra, come maggioranza, con la nostra giunta ci troviamo d'accordo, è così, perché è quello appunto di vedere, secondo i dati della polizia locale, secondo quello che l'ufficio tecnico ci riporta, di stilare una lista di interventi da fare, che adesso io, da quello che mi ha detto, che è stato detto dall'assessore anche pubblicamente, e qui poi c'è anche un bilanciamento che magari i consiglieri dei quadranti, che possono essere dei vostri, consigliere Giuliano piuttosto che Tosatti o De Chiara, poi mi ricorderanno quali interventi sono stati fatti nel nono, perché per esempio Piazza Roselle, adesso io mi confondo tra Rosarno e Roselle, vicino Via Latina, quella è stata una delle cose fatte. Ma adesso Stefano, perdonami, io ti sto parlando. Ti sto parlando di una situazione obiettivamente grave, sì, in cui si rischia di sprofondare, perché ci sono dei parcheggi sotto un mercato e si rischia di sprofondare. Io vi mando i video che ho fatto, e vi dico che obiettivamente è una situazione grave. Su questo la Commissione Lavori Pubblici con l'assessore intende intervenire? C'è l'idea di un intervento? Sì o no? Allora, te lo dico, perché abbiamo fatto delle commissioni, parli di Piazza Epiro, no? Esatto. Ok, su Piazza Epiro è stata una delle prime cose sulle quali abbiamo convocato un'altra volta la commissione di collaudo, perché ci serviva Polizia Locale, Mobilità, Dipartimento Simu, credo, perché era un'opera, era un PUP quello, sì, è un PUP.
Allora, lì sono state fatte diverse commissioni, tre commissioni nel tempo. Ho riattivato, c'era quel tempo l'architetto, c'era il geometra Federici che si occupò di fare quel nuovo sopralluogo. Si è giunti al fatto di non solo di intervenire sulle buche, perché le buche praticamente sono causate da un cedimento del solaio, poi particolari precisi non me li ricordo, che praticamente invece di arrivare, di estendersi oltre la metà della strada, è molto ridotta. Siccome lì poi ci sono i camion del mercato e via dicendo, questo solaio che già non era al massimo ha ceduto e ha provocato queste buche che sono lì. Il motivo per il quale almeno dicevo che era urgente la questione. Esatto, 2015 almeno, e tra l'altro hanno obbligato i vigili a fare una disciplina temporanea che poi si rinnova nel tempo, perché lì ci passa anche l'autobus. Su quel lato ci passa l'autobus e quindi insomma è una situazione che non può essere. Allora, su questo io credo che ci siano gli ultimi aggiornamenti sono che l'ufficio tecnico doveva ci devono essere delle firme, un'autorizzazione per intervenire, e interviene, credo che intervenga direttamente il municipio, però su questo ci possiamo aggiornare. Se possiamo convocare su questo sarebbe utile, su questo e su Viaggella, cioè sono macro questioni che possono interessare grandi fette di... Però se questo è sufficiente a tranquillizzare, quantomeno poi vediamo quando come fare le commissioni, quelle va bene. Però insomma si sta lavorando su tutte e due questi fronti, si sta lavorando su molti fronti, però ovviamente magari uno vuole un aggiornamento, magari allora vediamo come possiamo fare. Per quanto riguarda le strade che io ho conosciuto tramite un intervento dell'assessore pubblico, io quello che so è che comunque gli interventi saranno fatti, in straordinaria e ordinaria, su via Macedonia, via Satrico, via Amiterno, via Numanzia, Furio Camillo, Raffaele De Cesare, Latina, Baccarini, Enna e via Castrovilli Liberi, tra l'altro utilizzando anche delle tecnologie diverse per i sottofondi, quindi sia in straordinaria che in ordinaria. Quindi io adesso tutte queste vie non le conosco tutte, però vedo che c'è una Macedonia, un Satrico, Latina, che sono strade del nono, ex nono, Enna pure, no? Anche Enna Castrovilla, sì. Si tende a bilanciare gli interventi. Scusate, questa cosa voi dove l'avete trovata per capirci? Questo è l'intervento che ha fatto pubblicamente l'architetto assessore Vivace, non mi ricordo in che occasione. Forse no, perché questo è importante, che quello, Stefano, che io ti ho chiesto da tantissimo tempo, ho detto, noi queste questioni riusciamo a portarle in commissioni per capire? Ecco, io ho questa informazione così, ma questa lista che io sto dicendo adesso potrebbe essere che per questioni di gestione cambia. Io non sono sicuro che poi queste strade vengano fatte in quest'ordine e nel giro di un mese. Noi sappiamo che dobbiamo intervenire su quelle critiche. E poi magari, ecco, magari esce fuori una segnalazione della polizia locale e dice assolutamente lì è crollata una fogna, siamo intervenuti con c'è auto 2, passa prima questa. E quindi ci cambiano le cose. Però, cioè, io in linea di massima posso dire questo, possiamo, che ne so, adesso vediamo se riusciamo a fare una commissione con l'assessore. Quello che volevo dire in generale sulle priorità è che laddove c'è una relazione anche con i dipartimenti, lì ce la dobbiamo un po' verificare di volta in volta, perché io posso dare delle priorità come municipio, come diceva il consigliere Giuliano Cerconi, sulle strade, sull'intervento specifico. Dopodiché a Roma Capitale, dipartimento, se inventano qualche cosa, io la devo spostare quella commissione. Quindi su questo ci dobbiamo un attimo essere un po' elastici e capire qual è la cosa migliore da fare. Per cui magari noi diciamo che dobbiamo andare in un certo ordine, poi ci troviamo a spostare le cose, no? Come oggi è successo, se oggi un altro mi diceva che non sarebbe venuto, io l'avrei spostata sta commissione, perché era troppo importante, insomma, e non riguarda problemi che sono direttamente di gestione del municipio fino a un certo punto, perché poi oggi abbiamo visto che si tratta anche di ottimizzare questi processi, come diceva Luigi Pompei, il buon consigliere. Ok, quindi va bene. Non so se i consiglieri dell'ex nono della zona mi possono aiutare a elencare altri interventi, se è utile, se magari... Perché magari la consigliera poi si deve confrontare con il territorio e quindi, magari non sapendo tutto quello che è stato fatto, perché qualcosa sfugge, non so, avete delle informazioni che vogliamo condividere qua nella commissione?
Dichiara... Ma non credo sul rifacimento del manto stradale, sì, Stefano, per esempio quella strada che abbiamo fatto via Viterno, proprio... via Viterno l'abbiamo fatta ultimamente, quella che è stata fatta vicino proprio al parcheggio multipiano via Viterno. Ah, era quella, sì sì, lì è stato rifatto, è stata completamente rifatta. Poi ci abbiamo per esempio su via Orvieto il mercato che sta andando avanti, là la questione dovrà, credo che ci sia un problema di qualche firma. Potrei fare una, certo, fatto in mente una, ecco, una segnalazione. Sì, certo, certo. Quando tocca a me, dai, quando... No, ditemi voi, io non so, Cerconi, c'era l'altro... Pompei che aveva chiesto. Ok, allora, in ordine quali sono? Pompei, Giuliano? Pompei Giuliano, prego Pompei. Parlare con Giuliano se non c'è nessun problema, era intervenuto, fate finire Giuliano. Tanto, per me è una cosa generale che devo dire, quindi se c'è una cosa più specifica del consigliere Giuliano fate parlare lui. Aspetto tranquillamente. Prego Giuliano. Grazie. Allora, grazie Pompei, parlo anche a nome tuo se mi permetti, visto che è a quarto miglio. Proprio ieri mi hanno contattato per persone del comitato e di quartiere e sollecitandomi una cosa annosa, cioè non è che è nata ieri oppure qualche giorno fa, però sono anni. Però poi nello specifico mi sono accorto insomma che cioè, ho percepito una certa preoccupazione. In quanto in un pezzo di strada di via Agnere Gilla, quindi di fronte a dei negozi lì dove c'è, insomma, dove si arriva all'incrocio nuovo, che è stato fatto un rialzato, per capirci, quel pezzo che va da via Sant'Arcisio, no, fino a via Quarto Miglio, quel pezzo lì con documentazione, quindi allegata, che mi hanno dato, e quindi ecco perché mi permetto di parlare anche a nome del collega Pompei, perché sicuramente anche lui ha conoscenza, quel pezzo lì con il transito continuo di macchine, ma soprattutto dei mezzi pubblici, ha creato, come diceva Rinaldi, una forte depressione, ma questa depressione che è evidente, come c'è per esempio su via Tarianova, no? Perché il massetto su otto non è stato fatto, eccetera, eccetera, ma provoca forti vibrazioni alle strutture abitative, con segnalazioni di preoccupanti crepe. Quindi io adesso non sono un tecnico, ovviamente ho percepito questo grido di allarme. So che Vivace ha parlato già con una collega consigliera del 5 Stelle del nono municipio, dice che c'entra, perché è la figlia di questa persona che mi ha sollecitato, quindi per dire che comunque è a conoscenza di questa situazione, sarebbe il caso di fare una verifica strutturale, cioè c'è anche una come si dice, dichiarazione di un tecnico che indica in questi passaggi notevoli di mezzi pubblici, di mezzi pesanti, diciamo, questa la verifica, la creazione di queste crepe dovute al forte sollecitamento. E questo lo volevo far presente, in quanto penso che al di là del rifacimento stradale di quel pezzo, probabilmente se si riesce a intervenire e fare un massetto, fare una base, una corrente metallica, quindi con una base forte sotto, potremmo comunque forse risolvere. È un pezzo, saranno neanche, che ne so, 50, 60 metri, 70 metri, non di più. Lascio alla riflessione, Pompei, grazie. Grazie, Pompei. Sei bloccato, io vedo l'immagine sbloccata di Pompei, non so se per voi è la stessa cosa. Luigi, non ti sentiamo.
È andato via proprio, è caduto. Va bene, casomai se rientra, io direi quasi sicuramente rientra. Se no andiamo alla lettura dei verbali, ci sono altre cose? Segreteria, che credo mi abbia mandato pure i verbali, ma chissà dove stanno. Queste cose, Rinaldi, te le giro a te, la documentazione, come vuoi fare? Perché io ho appunto una copia. Ma se la è interessato l'assessore già? Sì, ma io me l'ha detto questo qui, che la figlia è una collega vostra, è una consigliera del nono, si erano già parlati, però non so a che termini. Non è che mi faccio affari dell'altri. No. Ho preso solo atto, insomma, quindi c'ho una copia. Probabilmente ce l'ha pure Vivace, guarda un po', se no te la do a te. Va bene, allora a lui. Sento l'assessore, vediamo che sa, come ci aggiorna e poi vediamo se mi serve una copia a disposizione. Va bene, grazie. Fammi sapere. Pompei è entrato? No. D'Ambrosio la sento pianissimo. Si sente? Ecco, un po' meglio. Allora I verbali da approvare sono nella chat privata qui su Teams, nella sezione file. Allora, ce n'è uno che riguarda una congiunta dell'8 maggio, mi pare, prima terza, che c'era stato inviato dalla collega Percario, credo. E poi c'è la via media. Giusto, Stefano? Credo, la congiunta mi pare che era su via media, sì. Perfetto, grazie, perché mi serve, grazie mille. Poi. E poi l'ultima seduta del 15 giugno, lunedì scorso, e il verbale numero 11, li dovrebbe trovare tutti in chat. Allora, sì, mo mi sono ricordato una cosa, adesso che ha parlato la Presidente del Consiglio, mi sono ricordato di una delibera di espressione di un prevalente interesse pubblico su un abuso edilizio che noi abbiamo già licenziato con parere negativo, che risale purtroppo a diversi mesi fa e che la Presidente ha attenzionato, perché c'è stata questa, io non so, è successo una svista, può succedere, insomma, perché le cose che ne fanno tante, cioè sono molto operativi degli uffici, e quindi che cosa è successo? Che sarebbe opportuno magari rivedere questa, riportarla in commissione per usiamo un termine un po' improprio, rinfrescare questo parere. Quindi ci riesprimiamo su questa cosa molto rapidamente, è una cosa che già abbiamo fatto, in maniera tale che possa essere portata in consiglio e finalmente licenziata in aula. Niente, questo ve lo volevo anticipare perché era una cosa che, sulla quale stavo facendo delle ricerche da diverso tempo con l'aiuto della Presidente, perché appunto è rimasta purtroppo nel limbo e quindi vogliamo un attimo portarla a compimento, tutto qua. Quindi procediamo con i verbali, adesso li devo andare a recuperare nella chat, che non è facile, ma no, ci è vado. È facile. Ecco qua. Allora, verbale congiunta numero 2 del 08052020. Scarica. L'ho scaricata. Ok. In apertura, E guardi, gliel'ho sempre Claudia, gliel'ho inviata, intanto gliel'ho inviata tramite mail, mi può verificare adesso gentilmente se la vede? Le cosa? La delibera di prima? Ok. Sì. Ma sì, quello... Prego. Allora, partecipazione commissione 1. No. Cioè, si apre? C'è la polizza?
Perfetto. Allora, allora, questa è la stampa, ovviamente. Alla prima occasione, io, mannaggia, che io stamattina ero in agenzia e sono tornata da pochissimo dall'agenzia. Aperto di Chiara. No, io gli devo portare comunque gli originali, perché servono le firme, quindi ecco, io la prima occasione la prendo e gliela porto. Comunque è in copertura. Ho spento i microfoni, se no questa ci dice tutta la procedura della polizza. A me mi cade la linea in continuazione. Stefano Rinaldi, devi riattivare il microfono. Ok, allora sì, scusate, io pensavo che ce l'avesse con me, quindi stavo cercando nella posta che mi aveva mandato questa cosa, quindi stiamo toccando il fondo proprio. Allora, ritorno al documento condiviso, che è questo. Verbale della commissione congiunta prima terza del municipio Roma 7, seduta dell'8 maggio 2020. Il giorno 8 del mese di maggio 2020, alle ore 11.30, in modalità online, attraverso la piattaforma utilizzata dall'amministrazione, si è riunita intestata commissione convocata alla stessa ora per l'esame del seguente ordine dei lavori. Ma invece di mettere in modalità online, se lo mette in videoconferenza, non è più bello. Ordine dei lavori 1. Petizione popolare riqualificazione e valorizzazione Viale Amelia e Vie Limitrofe. Consiglieri presenti alle ore 11.30 per la commissione prima, il vicepresidente Eugenio Tosatti e Claudia De Chiara. Consiglieri assenti alle ore 11.30 per la commissione prima, il presidente Stefano Rinaldi e Valeria Vitrotti, Flavia Cerconi, Fulvio Giuliano e Luigi Pompei. Consiglieri presenti alle ore 11.30 per la commissione terza, la presidente Maria Cristina Ariano e Claudia De Chiara, Anna Ri... Sì? No, le vie, dai. Firma davanti. Come? No, sto guardando i fogli firma che ho davanti. Quindi confermo le presenze. Okay. Perché qua vedo, no? Consiglieri presenti alle ore 11.30 per la commissione terza, la presidente Maria Cristina Ariano e Claudia De Chiara, virgola, Anna Rita Lazzazza e Eugenio Tosatti. Sì. Quella se può togliere, insomma. Va bene. Sì. Allora io faccio le correzioni magari in rosso su questa copia del verbale che ho e poi lo invio alle colleghe. Chiedo scusa Rinaldi, era saltato internet a casa mia, perdona, solo adesso sono riuscito a collegarmi tramite... Immaginavo. Allora, mi è saltato completamente la connessione, mi sono ricollegato tramite il cellulare. Allora, noi stavamo andando sui verbali, però se c'era un intervento sul punto precedente, brevemente... No, vi stavo dicendo, vi avrei postato il problema in termini un pochettino più generali, perché a prescindere da quello che stava dicendo Giuliano, c'è un altro, diciamo che quelle cose che ci dicono i cittadini che potrebbero, che io accetto sempre, ascolto tutti, però poi vanno verificate, soltanto che qui... è successo, ed era questa la questione generale che vi volevo porre. Mi trovo su via Agnaregilla, incrocio con via Moniano, c'è una buca, piuttosto non è una buca nel senso che un avvallamento stradale, è una buca che si vede, non si vede il fondo, anche se piccola, hanno messo una, non so chi, hanno messo una rete, hanno messo una lampadina che si accende di notte e praticamente quella sta lì. A noi farebbe piacere in questi casi, così come c'è un altro caso a Tor Fiscale, dove una via è stata completamente chiusa perché ha apertura a voragine, però sono mesi che sta così. Ovviamente chi ti conosce, a noi del posto, ci chiede come stanno le cose. Ora, ovviamente in questo caso dovremmo saperne qualcosa di più, magari anche dice stiamo provvedendo, però se io dico al cittadino stiamo provvedendo o stanno provvedendo, quello dice mi stai per i fondelli, non so se rendo l'idea. In questi casi sarebbe opportuno che specie noi che siamo diretti interessati, che possiamo essere interpellati, venissimo in qualche modo aggiornati su queste cose, anche se a richiesta. Ecco, per esempio qui di via Agnaregilla, lì ci passa l'autobus, giustamente il cittadino e il negozio che sta di fronte mi dice ma che stanno a fare? Io o non ci passo, cambio strada, oppure se non mi chiedono, capito? Allora chi è che l'ha rilevato, i vigili che hanno fatto, chi hanno fatto il verbale, che cosa hanno
qualcuno ha fatto un sondaggio per vedere quanto è profonda sta buca, questa voragine, perché è una voragine, non è una buca. Io potrei pure, e qui c'è una difficoltà mia tecnica, sono andato pure sul SUS, però mi accetta una nuova, quello senz'altro qualcuno ha segnalato, si hanno messo la rete, quindi è già una segnalazione in essere. Il SUS mi pare che a un certo punto non mi dica se per quel posto c'è sta un'altra segnalazione già in essere. Quindi mi si crea pure un'altra, se no faccio un'altra segnalazione, diventa un po' una, ecco, era su questo che te ne volevo parlare in termini un po' più generali, però c'è questo problema, insomma, ecco, c'è il problema specifico e il discorso generale di non ripetere, okay, le però segnalazioni. Però sono due cose separate, quella che dice il consigliere Giuliano e quella che dicevi tu adesso. No, diciamo no, non è, chiedo scusa, non sono due cose separate, nel senso che quella cosa che ho detto io adesso è una cosa che come ti posso dire, certifica e aggrava quello che ti ha detto. Purtroppo qui c'è sta tutto l'impianto, cioè su quella via, l'impianto fognario e di adduzione dell'acqua, quindi adduzione ed espulsione, deflusso delle acque, a un certo punto c'ha dei problemi perché è piuttosto vecchia e può creare e crea questo tipo di cavità sotterranee per dilavamento, che in effetti occorrerebbero così un accertamento tecnico, ecco, quello magari con una certa urgenza per vedere se c'è necessità, quello che c'è necessità di fare, anche perché ripeto, su quella via oramai, quella via è una via che dovrebbe diventare dipartimentale per la quantità di traffico che c'è stato. I servizi che ci stanno. Bravo, e questo è il discorso, capisci? È tutto qui, non è... No, mi fa piacere che ha detto Giuliano, perché no sembra che soltanto io che rompo le palle, capito? Ma non è così. Guarda, pure quando poi parlo io sembra che sono solo io, perché ognuno di noi sa nel quadrante suo ovviamente quali certo, sono. Beh, infatti io parlo di cose che perché so, è più capito? Soggetto poi a domande. Quindi, anzi, poi magari vedono... Vabbè, niente, non la faccio... No, perché se la vinto dice, ma come là sì che non è... O sai con me, no? È così. Non c'è bisogno. Va bene, va bene, ecco, volevo segnalarlo, però se magari potessimo in qualche modo, ecco, come oggi, chiama magari Vigili e Ufficio Tecnico per sapere che cazzarola stanno a fare. Ok. Anche se non è una cosa che deve essere risolta domani, insomma. No, ma sicuramente non è una cosa. Però in effetti il pericolo c'è, capito? Va bene, allora, ti teniamo conto pure di questa cosa e proseguiamo con la lettura del verbale. Quindi eravamo alle presenze dei consiglieri per la Commissione Terza. Invece gli assenti erano alle ore 11.30 per la Commissione Terza Fulvio Giuliano, Francesco Cugliotta. Svolgono la funzione di segretari verbalizzanti Eleonora Percario e Federica Squarcio. Sono altresì presenti l'assessore ai lavori pubblici Salvatore Vivace, l'assessore all'ambiente e alla mobilità Salvatore Basile e il signor Cesare Franco Minucci e il dottor Paolo Totarelli. Alle 11.30, constata la presenza del numero legale, quindi la validità della seduta, la Presidente della Commissione 3, Maria Cristina Ariano, apre i lavori della Commissione. In assenza del Presidente della Commissione prima, presiede la stessa il Vicepresidente Tosatti. Alle 11.35 si collega alla videoconferenza la consigliera Cerconi. Alle 11.43 si collega alla videoconferenza la consigliera Biondo, in sostituzione del consigliere Cugliotta. Alla stessa ora, 11.43, si collega alla videoconferenza il consigliere Giuliano. Il vicepresidente Tosatti introduce il punto all'ordine dei lavori dando lettura della presentazione della petizione popolare riqualificazione e valorizzazione Viale Amelia e vie limitrofe. Il vicepresidente esterna il suo apprezzamento per la rappresentazione delle problematiche del territorio da parte della cittadinanza, ma contestualmente rileva nell'atto sottoposto all'attenzione del municipio la presenza dispersiva di argomentazioni. Alle ore 11.53 si disconnette la consigliera Biondo e si collega il consigliere Cugliotta. Il consigliere Giuliano ricorda che il tema trattato fa parte di una questione annosa e chiede all'assessore Vivace, presente oggi in commissione, aggiornamenti sulla situazione del quadrante oggetto della petizione. Conclude asserendo che la commissione odierna debba finalizzarsi a dare precise risposte sugli interventi che l'amministrazione ha intenzione di attuare sul territorio. La consigliera Cerconi evidenzia che gli interventi necessari dovrebbero far parte di una procedura amministrativa ordinaria e che sia urgente accelerare i tempi. L'assessore Vivace prende la parola e ringrazia per l'attivismo dimostrato dai cittadini, ricorda gli interventi fin qui realizzati nella zona interessata. Un intervento su una grave voragine in via Nocera Umbra, oltre che due interventi stradali sulla stessa. Lavori intrapresi con la polizia locale per una nuova disciplina per incroci pericolosi non ben segnalati nel quartiere. Due interventi per via Amelia con messa in sicurezza dei marciapiedi e della segnaletica per l'attraversamento. Informa che è stato proposto all'Angelini, la holding industriale presente in via Amelia, di presentare un suo progetto
in modo che l'intervento di messa in sicurezza da parte del municipio possa fare da ponte per l'eventuale realizzazione di un'opera di riqualificazione di via Amelia. L'Angelini, che ha quasi terminato i lavori edilizi che interessano i suoi edifici, ha presentato una proposta di sponsorizzazione per la realizzazione del progetto. Per la realizzazione del progetto, purtroppo esistono degli ostacoli burocratici da superare, quindi qua ci va un punto. C'è. Il progetto, c'è, oppure c'è il punto. C'è? C'è, sì. E io non ce l'ho. Ma come lo stesso file? Non c'è. Per allora. Prima del per. No, quello c'è. Tra progetto e purtroppo, per la realizzazione del progetto. Ah, virgola allora, virgola. Ecco, virgola. Virgola, ok. Sì, c'è ragione, sì. Allora, l'assessore mostra la proposta di sponsorizzazione tecnica per la sistemazione dell'isola Sparti Traffico, Viale Amelia, schema grafico, in cui si legge: la volontà è quella di fornire un contributo tangibile alla comunità nella quale ha da sempre sede la Angelini, in occasione della realizzazione dei nuovi headquarters, quartier generale, che si estrinseca nella riqualificazione di Viale Amelia. Viale Amelia è la strada su cui si trova l'ingresso principale della sede direzionale. Il progetto prevede la riqualificazione dell'intero tracciato da via Tuscolana a via Narni. Il viale è composto da marciapiedi laterali, due corsie carrabili a senso unico ed un'isola pedonale centrale che divide le corsie di marcia correndo lungo tutto lo sviluppo della strada. La riqualificazione riguarda questa isola centrale che attualmente versa in condizioni di estremo degrado. Le deformazioni della pavimentazione indotte dalle radici degli alberi rendono la percorribilità difficoltosa per i passanti, quando non impossibile per le persone con ridotta mobilità e per le carrozzine. Le panchine sono semidistrutte ed inutilizzabili, gli spazi di percorrenza sono invasi dalla sosta selvaggia. L'assessore spiega che la riqualificazione prevede la realizzazione di salotti verdi per la cui manutenzione, verde basso, il municipio si è prevalentemente accordato con Angelini. La parte finale dei lavori, come? Preventivamente accordato con l'Angelini. La parte finale dei lavori che l'Angelini deve ancora svolgere interessa un vecchio capannone industriale acquistato e sotto la cui tettoia attualmente bivaccano delle persone. L'Angelini è in attesa dei permessi per costruire, ma il rilascio di questi ultimi è reso difficile dall'intervento della sovrintendenza capitolina ai beni culturali. Ciò blocca di conseguenza la realizzazione dell'intero progetto previsto. L'assessore ai lavori pubblici chiede pertanto a tutta la parte politica un impegno affinché il progetto possa realizzarsi. Al di fuori del progetto illustrato, evidenzia che le attività di pronto intervento, sistemazione e pavimentazione dei marciapiedi, della segnaletica orizzontale e degli attraversamenti partiranno il prima possibile nell'ambito di una programmazione fissa e di una programmazione giornaliera. La consigliera Cercuni chiede quali siano i tempi di realizzazione del progetto, che reputa molto interessante. L'assessore ribadisce che i tempi sono subordinati alla concessione dell'Angelini, dei permessi per costruire, come spiegato sopra. Esaurita la trattazione del tema, la parola viene passata all'assessore all'ambiente e alla mobilità Salvatore Bastile, il quale informa che a novembre sono stati stanziati fondi per la manutenzione degli alberi di Roma, che prevede l'intervento su circa 60.000 piazze della città. Chiarisce che in questo periodo di fioritura non si può intervenire, ma senz'altro si provvederà in autunno. Fa presente che da circa 20 anni non si attua la potazione dei platani. Mi fido di potazione, non ho mai sentita. Potatura. Ok. E delle robine presenti, piante che tra l'altro creano un bellissimo microclima nel posto. Per quanto riguarda il tema della mobilità, l'assessore Basile illustra i progetti che si vogliono attuare. Il proposito è quello di assicurare un collegamento in sicurezza pedonale lungo un percorso che va da via Casilina a via Assisi, attraverso via del Mandrini. A tal scopo è stata richiesta l'installazione di parapedonali all'altezza della fermata del trenino. Scusa, di... Rinaldi? Prego. No, mi era sfuggito questo fatto della potazione, però non mi risulta neanche a me che si dica potazione o che Salvatore Basile abbia detto così. Potatura. Allora. Grazie. Il percorso che va da via Casilina a via Sì, attraverso via del Mandrone. A tal scopo è stata richiesta l'installazione di parapedonali dall'altezza della fermata del trenino di via Casilina fino all'ingresso pedonale del Ponticello, da dove poi sarà possibile proseguire a piedi verso via Assisi. Tutto ciò in sicurezza pedonale e in accordo con il municipio Quinto, visto che anche il suo territorio viene interessato all'intervento. Informa che si disponga già dell'approvazione dell'ente parco e che sia in via di predisposizione il bando.
Al termine dell'intervento, la Presidente Ariano dà la parola ai cittadini presenti. L'Avvocato Tutarelli dichiara che i progetti illustrati sono molto interessanti in quanto riguardano un quadrante che egli, in veste di amministratore di stabili molto grandi, ivi presenti, conosce molto bene. Invita caldamente la parte politica ad aprirsi al pubblico per lavorare di concerto con i cittadini, dai quali assicura potrà ricevere la massima collaborazione. Il signor Minucci informa che dallo stato dell'arte di Viale Amelia risulta che l'ultima potatura degli alberi presenti sia stata effettuata nel 2005. Informa che le sottoscrizioni della petizione in oggetto, la sottoscrizione in oggetto, è stata sospesa a causa dell'emergenza sanitaria Covid e che in data con 19 marzo, corrente anno, la stessa è stata presentata online sul sistema informativo del Comune di Roma, senza conseguire risultati. Sottolinea che la petizione rappresenta un ulteriore strumento per affrontare gli ostacoli burocratici presenti nel percorso di riqualificazione del quadrante. Egli ricorda tra i problemi da affrontare la necessità della pulitura periodica delle tazze degli alberi, la potatura degli alberi che sono in condizioni critiche e rappresentano un pericolo per la comunità. Il degrado dovuto alla presenza sotto la tettoia del capannone di persone senza fissa dimora, la presenza di sosta selvaggia delle macchine dovuta all'insufficienza dei parcheggi indispensabili per lo scambio con la stazione Tuscolana, la situazione dell'ex cartiera di via Assisi, edificio ormai in disuso e adibito all'accoglienza di senza tetto che imbrattano la strada e lasciano per terra bottiglie di vetro pericolose per il passaggio delle automobili. A tal proposito suggerisce una destinazione d'uso per tale immobile, come ad esempio la realizzazione di un parcheggio multilivelli utile per contenere la saturazione dei parcheggi di Viale Amelia e delle vie limitrofe. Chiede inoltre di valutare le due seguenti proposte: l'installazione di postazioni per le auto elettriche, la sostituzione della fontanella presente con la casa dell'acqua, l'installazione di compattatori per il riciclaggio delle bottiglie di plastica. L'assessore Vivace chiarisce che lo stabile presente in via Assisi è un immobile privato. Il consigliere Tosatti informa che dalle ricerche svolte risulta che l'ente nazionale cellulosa e carta di cui tratta si sia in gestione al demanio ed in liquidazione dal 1982. La consigliera Cerconi ricorda i presenti gli interventi effettuati nel tempo, sgombero sorveglianza e propone un'opera di riqualificazione dello stabile da parte del governo nazionale. Il signor Minucci auspica per il futuro un nuovo incontro in commissione per fare il punto della situazione e offrire riscontro ai cittadini sulla tematica. Alle ore 13.11 si collega il consigliere Rinaldi, il quale assume la presidenza della commissione prima e messo al corrente di quanto fin qui discusso esprime il suo pensiero, ritenendo che l'incontro odierno in commissione sia proficuo per stabilire la priorità degli interventi del municipio e invita i cittadini a seguire il lavoro delle commissioni che rappresentano un punto insostituibile di contatto tra l'amministrazione e il territorio. Alle 13.31 si disconnette la consigliera Cerquoni. Signor Minucci chiede se il progetto dell'Angelini preveda la demolizione del capannone presente e un'altra destinazione d'uso. L'assessore Vivace chiarisce che sono previste la demolizione e la ricostruzione con acquisizione di cubatura. Alle 13.40 si disconnette dalla videoconferenza la consigliera Lazzazzera. Alle 13.45 si disconnette dalla videoconferenza la consigliera De Chiara. Il consigliere Tosatti asserisce che si debba trovare una formula corretta per agire attraverso eventuali note di commissione da inviare a chi di dovere. Alle 13.56 si riconnette alla videoconferenza la consigliera De Chiara. La Presidente Ariano concorda con il consigliere Tosatti per la stesura di note di commissione che siano inerenti alle problematiche di tutto il territorio. Nel frattempo asserisce che si sta procedendo all'adempimento delle emergenze. Alle 14.02 il consigliere Gugliotta si disconnette dalla videoconferenza. Alle 14.05 il consigliere Giuliano si disconnette dalla videoconferenza. La Presidente della Commissione Mobilità e Ambiente invita gli altri Presidenti di Commissione a trattare i temi affrontati nella presente sede, anche nelle future sedute delle loro commissioni. Esauriti gli argomenti posti all'ordine dei lavori, la Presidente Ariano chiude la seduta alle ore 14.08. Documento del presente verbale acquisito agli atti dell'ufficio commissione del municipio settimo, copia della petizione popolare riqualificazione e valorizzazione Viale Amelia e limitrofe. Ok, allora, ci sono osservazioni, correzioni, cose da apportare? Se non ci sono, passiamo approviamo. Approviamo. Consigliere Tosatti. Il consigliere Tosatti approva. Perfetto. Allora, grazie. E autorizzo eventualmente al firmato se ce ne fosse bisogno. Oggi chi viene? Allora questo chiudo. A che ora? Speriamo che il prossimo sia più corto. Ma questo per
verbale è stato approvato, cioè è stato letto anche nella commissione terza, lo chiedo a De Chiara. Ho i miei dubbi. Ragioniamo sull'orario, okay, dai, così la chiamiamolo. Perché poi all'epoca veniva a pranzo. Giuliano, ci disattiva il microfono. Fatto io. Grazie. Fatto. Allora, ok, quindi questo verbale, così come queste due piccole correzioni, lo mando alle colleghe, sì, per far leggere questa versione all'Ariano, ok? Sì. Ok. Allora, adesso ce ne voglio sta con il microfono acceso, se può fare, no? Sì, sì, si può fare. Siamo tutti affari suoi, di famiglia. Scherzo. Qualcuno ha dormito fuori? Sì, mio figlio. Appunto, vabbè. Oh, dai, ok. Allora, l'altro verbale. Pure mia figlia ha dormito fuori. Non è che ha dormito con la tua, no? Ecco, vabbè. No, allora, che ne so io. Basta. Ah, io non voglio responsabilità. Io l'avevo riattivata la registrazione. Vabbè, ma sono cose che succedono. Vabbè, dai, su. State. Rinaldi, adesso dunque c'è il verbale dell'ultima seduta della commissione prima. Numero 11, corretto? Allora, in apertura, speriamo che sia breve. Per i nostri standard, sì. Sì, eh? Sì, è solo di 4 pagine. Vuole che leggo io? Quasi quasi accetto la proposta. Va bene. Allora, quindi è il verbale numero 11, il giorno 15 del mese di giugno 2020 alle ore 9, modalità online attraverso la piattaforma informatica utilizzata dall'amministrazione, si è riunita l'intestata commissione convocata alla stessa ora per l'esame del seguente ordine dei lavori. Alle 9 audizione a reti SPA sulle problematiche del municipio. 10.30 audizione del comitato di quartiere Vermicino sul programma integrato Casal Paoloni. 11.30 approvazione dei verbali sedute precedenti. Ho io il foglio firme, quindi me la suono e me la canto, nel senso controllo le presenze. Alle ore 9, quindi sono presenti Rinaldi, Tosatti, De Chiara, Pompei ed erano assenti Cerconi, Giuliano e Di Trotti. Sì. Allora, sono presenti per Areti SPA l'ingegnere Alberto Scarlatti e Giovanni Andreussi, per l'area tecnica Municipio 7 gli architetti Riccardo Romagnoli, Stanislao Massimo Cocchi e Giordana Calvani, il comitato di quartiere Vermicino, svolge le funzioni di segretaria verbalizzante e l'istruttrice amministrativa Claudia Campoglio. Alle ore 9 il presidente Rinaldi, che è stata dalla presenza del ministro legale, quindi la validità della seduta, apre i lavori della commissione ed affronta la trattazione del punto 1 all'ODL, chiedendo all'ingegnere Scarlatti di voler riferire ai presenti eventuali aggiornamenti in merito alle problematiche riscontrate nel corso della recente seduta di Commissione Seconda Capitolina Lavori Pubblici, oltre alle problematiche segnalate nel Municipio 7 relativamente alla gestione degli interventi di competenza di Areti SPA. Alle ore 9.08 entra il consigliere Giuliano. Ingegner Scarlatti riferisce che successivamente al termine della prima fase dell'emergenza epidemiologica è stato raggiunto un livello generale di stabilità dell'attività di Areti SPA e possono ritenersi superate le problematiche precedentemente riscontrate relativamente all'iter di rilascio delle determinazioni dirigenziali per la disciplina temporanea di traffico. Il presidente Rinaldi in ogni caso ritiene necessario verificare le difficoltà manifestate dalla Polizia Locale e Municipio 7 e le motivazioni che hanno determinato i rallentamenti nelle attività propedeutiche necessarie al rilascio delle citate DD. Relativamente agli aggiornamenti sugli interventi eseguiti e da eseguirsi nell'ambito del territorio del Municipio 7, l'ingegner Scarlatti comunica che si sta ultimando l'attività di trasformazione a LED degli impianti di illuminazione su via Appia Nuova, ed in particolare nell'ultimo tratto rimasto nei pressi di Piazza Re di Roma, essendo stata di recente riattivata la produzione del fornitore di materiale in Nord Italia, anch'esso colpito dalla fase 1 dell'emergenza sanitaria, e conseguentemente ripresi i lavori di trasformazione degli impianti stessi. In relazione all'attività di potenziamento dell'illuminazione nei pressi della zona Ponte Lungo, si è in attesa del rilascio delle necessarie licenze da parte dell'Ufficio Tecnico Municipio 7. L'ingegner Scarlatti cede la parola al collega ingegnere Andreussi, responsabile sviluppo impianti per Areti SPA, il quale, in merito alle iniziative di nuove realizzazioni in programmazione e curate con il Municipio 7, cita, oltre alle vie in cui verranno eseguiti interventi minori, il Parco Salvatore Allende,
definendola la principale e più complessa realizzazione. In merito, prosegue Andriussi, è di primario interesse per la rete ottenere in tempi brevi dal municipio le necessarie autorizzazioni per procedere con gli scavi. Su richiesta di aggiornamenti da parte del presidente Rinaldi, l'ingegner Scarlatti riferisce di non conoscere lo stato del procedimento relativamente agli impianti di illuminazione pubblica nel parcheggio del comparto C5 via del Fosso di Sant'Andrea all'interno del perimetro di accorpamento di via del Fosso dei Centroni nel piano particolareggiato di zona O numero 36 Centroni Villa Segni. Successivamente interviene per l'area tecnica del municipio 7 l'architetto Romagnoli, il quale su richiesta di informazioni del presidente Rinaldi in merito all'attività svolta dagli uffici nel corso dell'attuale emergenza sanitaria riferisce che non si sono riscontrate particolari difficoltà nella gestione delle attività e che sono stati eseguiti gli interventi cosiddetti indifferibili legati alle lavorazioni definite prioritarie, riferendo altresì che a Rete S.p.A. ha eseguito gli interventi di ripristino che ci si attendeva. L'architetto Romagnoli riferisce che sono stati conclusi i lavori di accorpamento tra gli uffici dell'area tecnica delle sedi di Cinecittà e Fortifiocca, ponendo in un'area di nuova utilizzazione posta al piano terra di piazza di Cinecittà gli uffici che si occupano delle licenze, autorizzazioni e concessioni di apertura a cavi pubblici, realizzandosi una riorganizzazione centralizzata. L'architetto Romagnoli riferisce che in riferimento alla sopra citata determina di disciplina traffico definita procedura aperta e che a termine al 30 giugno prossimo venturo si è aperto un confronto con gli uffici della polizia locale per innovare la disciplina oltre il suddetto termine e divenire sistematica in favore delle licenze che si stanno lavorando con decorrenza 1 luglio prossimo venturo. Interviene il consigliere Tosatti, il quale chiede di poter effettuare un controllo al funzionamento dell'applicazione smartphone per Areti S.p.A. riguardante il servizio di segnalazione dei guasti. Infatti, nonostante il sistema registri l'intervento come completato, in alcuni casi la riparazione non risulta effettivamente eseguita. In merito, l'ingegner Scarlatti comunica che provvederà ad effettuare le dovute verifiche. Quest'ultimo riferisce inoltre che sono iniziati i lavori nel parco lineare delle mura aureliane nei pressi di Porta Metronia, dove tra l'altro si stanno predisponendo i nuovi proiettori a terra di illuminazione delle mura. Su richiesta della consigliera De Chiara in merito allo smaltimento delle cabine elettriche in disuso, ad esempio di Piazza Ragusa, l'ingegner Scarlatti ricorda che la proprietà è del Dipartimento SIMU e a questo va inoltrata la relativa richiesta, avendo Areti S.p.A. provveduto a smaltirne il contenuto di propria pertinenza. Alle ore 9.35 entra la consigliera Vitrotti. L'ingegner Scarlatti inoltre riferisce che si sta effettuando su richiesta del Dipartimento SIMU un censimento puntuale di tutti i manufatti presenti nel territorio e del relativo stato in essere, per successivamente definire sul tavolo di lavoro col Dipartimento la destinazione dei manufatti stessi. A riguardo il consigliere Tosatti propone di inoltrare al Dipartimento una richiesta di partecipazione del Municipio 7 al tavolo di lavoro e poter essere coinvolti nella scelta di destinazione dei manufatti. Su richiesta di aggiornamento del presidente Rinaldi relativamente ad un vetusto impianto in via di Campo Romano, l'ingegner Scarlatti comunica infine che in tutta la zona è stato fatto un piano di ammodernamento rete e ad oggi sono state effettuate sostituzioni di cablaggi vetusti, attendendosi per i successivi interventi il completamento dell'iter di approvazione da parte dell'amministrazione comunale. Terminata la trattazione del punto 1 all'ODL, il presidente Rinaldi ringrazia e congeda la Areti S.p.A. intervenuta, nonché l'architetto Romagnoli, e passa alla trattazione del punto 2 all'ODL, introducendo brevemente la tematica inerente al Ponte Casal Paoloni, ricordando l'importanza di una condivisione con la cittadinanza e il quadrante interessato, al fine di individuare le eventuali opere da realizzare nel territorio, soprattutto dal punto di vista idrogeologico, attraverso gli oneri ricavabili dal progetto integrato e visto il recente ricalcolo eseguitosi. Il presidente Rinaldi cede la parola al Comitato di Quartiere Vermicino in persona del signor Umberto Gualtieri, il quale riporta alla Commissione le seguenti problematiche del quadrante e necessità. Riordino generale delle aree verdi della zona Vermicino, attualmente ad alto rischio, si cita il cedimento di un muro all'interno di una delle aree. Riordino nella zona alta di Vermicino, si cita via di San Matteo, al manto stradale di alcune vie private aperte al pubblico transito, soprattutto a causa delle radici degli alberi. Miglioramento alla viabilità, si cita la necessità di rendere a senso unico via del Casale Antonioni. Crollo di parte del parapetto del ponte che attraversa la ferrovia su via di San Matteo. Il signor Gualtieri definisce le sopra esposte problematiche come prioritarie per il territorio, con necessità di interventi urgenti, sottolineando tuttavia l'importanza di provvedere ad un generale miglioramento alla viabilità e al decoro della zona. In merito alla problematica urgente sul ponte in via di San Matteo, il presidente Rinaldi comunica che si provvederà ad accertare in tempi celeri la relativa competenza attraverso l'invio di una nota di commissione con richiesta di intervento al Dipartimento SIMU e a Ferrovie Italiane S.p.A. Interviene per l'area tecnica del Municipio 7 l'architetto Cocchia, il quale in relazione allo stato del print ambito X
a sé in esame chiarisce che trattasi di una fase preliminare, informando che la società privata proponente dispone della maggior parte delle aree a disposizione. L'area del print è complessivamente di circa 5 ettari, 49 metri quadri, in gran parte impegnate da edifici esistenti, pertanto le aree libere sono circa 16.000 metri quadri e l'area dei promotori è di circa 11.725 metri quadri. L'intervento proposto dai promotori, rispettando le norme del print, come verificato con l'ufficio urbanistica, produrrebbe oneri per circa 400.000 euro. Come calcoli di massima, se il municipio dovesse riconoscere interesse a procedere, la trasformazione in progetto definitivo sarà competenza del Dipartimento PAU con relativo conto reale dei fondi a disposizione. Dal punto di vista delle opere pubbliche, prosegue l'architetto Cocchia, non sono previste dal proponente proposte specifiche, infatti si rimanda alla scelta dell'amministrazione pubblica il miglioramento dell'assetto complessivo della zona. In quanto le opere potranno essere eseguite sia all'interno sia all'esterno del perimetro, in questa fase preliminare è importante raccogliere le esigenze del territorio per indirizzare il finanziamento che deriva dal print alla realizzazione delle opere necessarie. Tra gli interventi urgenti vi è sicuramente la messa in sicurezza idraulica del territorio e successivamente si valuterà di recepire le altre istanze del comitato di quartiere come sopra esposte. Dopo aver effettuato una programmazione degli interventi secondo le priorità ed uno studio di massima sui costi e con deliberazione del Consiglio Municipale in base all'interesse pubblico e alle necessità. Alle ore 10.07 esce la consigliera Vitrotti. Un attimo solo, La direzione? Ok, va bene, grazie. A dopo. Interviene il consigliere Pompei, il quale chiede che si possa visionare l'intero progetto in esame e che i relativi documenti in possesso degli uffici tecnici del Municipio 7 possano essere condivisi con la Commissione, ad esempio attraverso una copia degli stessi depositata presso l'ufficio consiglio, senza pertanto che sia necessaria una richiesta di accesso agli atti da parte dei commissari. Interviene il consigliere Giuliano, il quale, dopo aver ringraziato l'architetto Cocchia per aver illustrato sinteticamente il progetto in esame, considera non idonea per alcune commissioni consigliari l'attuale modalità di riunione in videoconferenza, in particolare per la commissione prima lavori pubblici ed urbanistica, vista l'importanza e necessità di poter visionare dal vivo i documenti relativi alle tematiche trattate. Su richiesta di chiarimento del consigliere Giuliano, l'architetto Cocchia conferma che generalmente a livello procedurale, anche sulla base delle precedenti esperienze, sono gli uffici tecnici del municipio i primi a relazionare in merito alle proposte dei privati presenti sui tavoli di lavoro. Segue ampio dibattito tra i presenti, al termine del quale il presidente Rinaldi... Scusa Claudia, lo mettiamo in grassetto questo pezzo? E poi chiediamo a Rinaldi. Allora, No, mettiamolo in grassetto perché è bello e si evidenzia bene questo passaggio, visto che pure Cocchia era d'accordo, no? Prosegua. Segue ampio dibattito tra i presenti, al termine del quale il presidente Rinaldi comunica che nella prossima seduta è utile di commissione sul tema in esame e nella quale sarà coinvolto l'ufficio tecnico Municipio 7, verranno analizzati i documenti protocollari del progetto proposto ed in possesso degli uffici, procedendo ad una ricognizione e conferma di quanto illustrato precedentemente dal privato e si valuteranno le richieste presentate dal Comitato di Quartiere Vermicino per verificarne i requisiti sia dal punto di vista delle procedure amministrative sia per eventuale compatibilità con gli interventi complementari urbanistici, anche di lavori pubblici, che sono in programmazione nel municipio. Esaurito l'esame del punto 2 all'ODL, il presidente Rinaldi passa all'esame del punto 3 all'ODL, approvazione dei verbali delle sedute precedenti. Viene letto e approvato il verbale numero 10 della seduta del 1 giugno 2020, successivamente il presidente Rinaldi rimanda la lettura dei verbali alla prossima seduta utile di commissione e chiude la seduta alle ore 11.06. Okay, grazie. È terminato. Allora, sì, approviamo. Approviamo, poi basta, sono finiti, mi sa, vero? Ok. Allora, se non c'è altro, io, visto che sono le 12.12, sarei anche un po' stanco. Meno male che San Pietro e Paolo, il prossimo lunedì. Rinaldi, mi dici... Quella determina dirigenziale che ti ho chiesto, che numero è, così me la guardo. No, ma te la faccio avere, me la faccio avere a tutti, insomma. Quella è una cosa che però non so quanto... Vabbè, possiamo... aggiornati. Sì, va bene. Vabbè, l'aspetto, grazie. A posto, allora possiamo chiudere? Ok. Non so se bisogna fare appelli finali, perché noi questa cosa dell'appello la sottovalutiamo un po', però visto che i consiglieri li vedo ordinati, addirittura ci escono per 5 minuti, lo dicono... Quando vedo anomalie, perfetto, chiedo di fare l'appello, quindi a posto per me. Ciao.
Grazie a tutti. Allora. Eccomi presente. Sì, quindi la seduta chiude alle ore 12:12. E interrompo la registrazione. E non fa niente, ma rimane più comodo quella, tanto grazie. Pagato, tranquillo. Grazie Claudio, ci ho venuto. Va bene, non ti preoccupare.